Sto per condividere con voi i segreti e i consigli e le strategie che funzionano nel 2024 per le campagne di Facebook Ads. Tutti sanno che le pubblicità su Facebook e Instagram Ads sono in costante cambiamento e noi come inserzionisti dobbiamo adeguarci a quelli che sono questi cambiamenti per ottenere i risultati quanto migliori possibili. Quindi questo video è progettato per mettervi sicuramente al passo con questi cambiamenti e farvi vedere quello che sta funzionando per me e per la mia agenzia, che sono sicuro che anche a voi aiuteranno a ottenere migliori risultati. Il primo cambiamento che abbiamo apportato alla nostra strategia è che abbiamo modificato molti dei nostri clienti dal generare lead e conversioni fuori da Meta all'interno di Meta. Ora vi spiego meglio. Ora, il metodo tradizionale di fare le cose, ovvero il funnel fuori da Meta, consiste principalmente nel far vedere l'inserzione, far cliccare i tuoi possibili lead sull'inserzione, farli arrivare su una landing page o un sito web dove possono lasciare il lead o comprare, per fargli diventare lead e poi fargli follow up, eccetera. Questo è un funnel di vendita fuori da Meta, perché avviene tutto fuori dalla piattaforma. Una versione del funnel su Meta in questo caso invece sarebbe far usare un modulo interno di Meta. Quindi fai girare un annuncio su Facebook e Instagram, come sempre. Le persone cliccano sull'annuncio e si apre un modulo interattivo all'interno della piattaforma Meta, senza che le persone debbano lasciare la piattaforma e andare sulla landing page, ma il lead viene raccolto all'interno della piattaforma tramite il modulo interattivo, dopodiché si fa il classico follow up. Ora, ci sono alcune ragioni per cui lo stiamo integrando con alcuni nostri clienti. In primo luogo è perché Meta stesso lo vuole e lo sta rendendo quasi di default. Se hai il nuovo menu degli obiettivi, delle campagne e crei una campagna lead generation, ti accorgerai che di default ad oggi è proprio la generazione di lead attraverso il modulo. E molte persone non ci pensano, ma l'azione che Meta suggerisce di default non è a caso, ma sono preselezionate perché reputano che queste impostazioni rendano meglio rispetto ad alle altre. Spingono gli inserzionisti a fare un po' quello che vogliono loro e quindi tenere le persone all'interno dell'app. Continuano a spingere verso questi moduli interattivi che sono molto molto potenti, al posto che ovviamente inviare delle persone esterne all'applicazione, perché così ovviamente resteranno su Facebook e Instagram, continueranno a consumare dei contenuti e di conseguenza l'utente continuerà a vedere le inserzioni e questo si traduce in maggiori guadagni per Meta. Tutte le cose che fanno hanno un senso. Possiamo vedere questo non solo nelle loro impostazioni predefinite, ma ovviamente anche dai costi. Se fai girare delle campagne lead completamente identiche, una che invia ovviamente persone a un sito, ad una landing page, per quanto bene possa essere fatta, e un'altra che tiene la persona sulla piattaforma e raccoglie il lead tramite il modulo interattivo, è probabile che veda i tuoi CPM, quindi il costo per 1000 impression, cioè quanto ti costa effettivamente raggiungere 1000 persone, sarà ben diverso e molto minore. E questo si traduce, ti assicuro, in un costo per lead molto minore nell'utilizzare il modulo interattivo rispetto a portare delle persone su una landing page esterna. Quindi in questo caso ho appena fatto un esempio su un'attività che genera lead, ma in ogni caso potresti utilizzarla in vari scenari. Perché ad esempio mettiamo il caso che tu voglia fare delle campagne per avviare delle conversazioni, delle chat all'interno del tuo sito, ovviamente Meta preferirebbe che tu facessi delle campagne volte ad avviare queste interazioni sulle loro piattaforme, quindi Messenger o WhatsApp, ovviamente per tenerle all'interno dell'ecosistema Meta. Quindi ovviamente in questo caso puoi impostare WhatsApp o Messenger come destinazione finale quando fai pubblicità. Ad ogni modo sono sicuro che nel futuro ci sarà anche l'integrazione migliore con lo shop di Facebook e sta avvenendo proprio in questi giorni, cercando di far convertire le persone sullo shop di Facebook piuttosto che sull'e-commerce. E quindi questa è sicuramente una delle cose da tenere a mente. Il prossimo cambiamento che abbiamo fatto è diverso ma in qualche modo correlato a questo, ovvero passare ad utilizzare più fonti su Meta per le audience di remarketing e i pubblici simili. Tradizionalmente quando facciamo retargeting o remarketing usiamo i visitatori del sito, le liste di email e tutte quelle persone che vorremmo vedessero il nostro annuncio appunto di retargeting per farli acquistare magari un'altra volta o farli completare l'acquisto in sospeso, oppure comunque audience calde che vogliamo riattivare. Ora stiamo testando sempre di più questi pubblici di retargeting ma con dati interni a Meta. Questo sarebbe ad esempio tutte le persone che hanno interagito con uno specifico video, tutte le persone che hanno mandato un DM su Instagram o hanno interagito con la tua pagina Facebook in qualche modo. Azioni che le persone compiono
compiono all'interno dell'app, che possiamo tracciare in maniera precisa e utilizzarle per fare il remarketing. Ci sono un sacco di diverse opzioni, non si basa semplicemente su creare pubblici personalizzati basate sulle persone che hanno interagito in qualche modo con il tuo profilo Instagram. Si può andare molto nel dettaglio. Quindi in ogni caso ho fatto un video sul retargeting in cui ti spiego diversi pubblici personalizzati che probabilmente non conosci, che te lo lascio qui se vuoi approfondire l'argomento. Questo comunque ha un grande vantaggio: utilizzare pubblici personalizzati interni a Meta rispetto ovviamente a quelli fuori. Ancora una volta, per tutti i problemi relativi al tracciamento, perché possiamo tracciare con maggiore precisione, possiamo andare a riprendere tutti quegli utenti in maniera precisa e sappiamo effettivamente che tutti quelli che hanno fatto una specifica azione all'interno dell'app verranno in qualche modo inserite all'interno del pubblico di retargeting in maniera corretta. Mentre se ti affidi al pixel, cosa succede? Per raccogliere i dati basati sulle persone, che cosa fa? Ovviamente sì, riuscirai a recuperare la maggior parte delle persone che visita il tuo sito o fa azioni specifiche sul sito, ma utilizza l'advanced auto matching. Cosa vuol dire? Che se tu all'interno del pubblico personalizzato inserisci una lista di email, non è detto che Facebook riesca a matchare tutte le mail che tu gli hai dato con tutti gli utenti di Facebook. Perché? Per una serie di motivi. Le persone magari cercano di completare l'acquisto con una mail che magari è diversa da quello che utilizzano per l'iscrizione di Facebook. Tutti probabilmente abbiamo una mail che abbiamo creato quando avevamo 16 anni, TurboMatteo96, e ovviamente la mail che inserisco all'interno dell'e-commerce non è TurboMatteo. Un po' strana, TurboMatteo. In ogni caso possiamo dire che anche utilizzando tutti questi dati interni di Meta, la cosa migliore è che più il pubblico di remarketing è grande, più di solito performa, ok? Quindi per lo stesso motivo di cui abbiamo sempre parlato dell'intelligenza artificiale, di più avere un pubblico più broad è, meglio è per l'algoritmo e per cercare di capire cosa funziona e cosa no. Quindi questi sono due grossi cambiamenti che stiamo facendo, che probabilmente qualche tempo fa non facevamo, perché principalmente tutto ciò che era interno a Meta non era così ben ottimizzato. Ora sta prendendo una piega diversa. L'intelligenza artificiale è sempre più predominante e quindi cerchiamo di dare quanto più possibile libertà all'algoritmo e per venire incontro a quelle che sono le volontà di Meta stesso. Ora è molto importante che dica che non lo stiamo facendo in tutti i casi, chiaramente. Non è che stiamo passando a tutti i clienti che utilizzano questa strategia a questa nuova. Ma penso che molti inserzionisti stiano sottoutilizzando un po' queste funzionalità interne Meta ed è un'occasione un po' sprecata. I moduli istantanei sono estremamente importanti e funzionano dannatamente bene, non è più il 2018. E allo stesso modo pubblici di remarketing molto specifici su azioni compiute all'interno delle piattaforme funzionano estremamente bene, soprattutto se si ha una solida base di utenti all'interno della community. E ti assicuro che se testerai queste due modifiche verrai da me e sotto questo video commenterai grazie di avermele fatte riscoprire nel 2024. Il terzo cambiamento che abbiamo apportato a livello di modifiche e strategie alle nostre campagne di Facebook Ads è concentrarci davvero sul posizionamento reel, come posizionamento sull'annuncio singolo. E questo ovviamente influisce a una produzione creativa molto più massiva, perché ovviamente quando impostiamo l'annuncio dobbiamo avere diversi posizionamenti, diverse concept design che sono specifici per quel determinato posizionamento, perché ovviamente sempre di più l'attività ormai si svolge sui reel, soprattutto per una fascia d'età abbastanza giovanile. E ovviamente sappiamo che con la nascita di TikTok, che ho fatto un video riguardo, se non l'hai visto ti invito a vederlo perché è molto interessante come canale di advertising, contenuti brevi sono diventati molto più popolari. E poi come app con Instagram e Facebook che replicano esattamente la stessa cosa, questa tendenza ovviamente incoraggia tutte le persone a consumare questi tipi di contenuto, che sia shorts, che sia TikTok, che siano i reel su Instagram o su Facebook. E quindi c'è molta richiesta, c'è un bacino di utenza enorme e non tutti lo stanno sfruttando al meglio. Ecco esattamente ciò che stiamo vedendo succedere. Sempre più tempo gli utenti lo passano sui reel o sui TikTok e di conseguenza dobbiamo pensare a delle campagne molto specifiche con concept di design e montaggio video specifico per quel posizionamento. Mentre prima forse l'attenzione era più focalizzata su ciò che succedeva nel feed o nelle storie, ora se ci pensi è proprio un contenuto visivo completamente diverso. Quindi se i reel si adattano al tuo concept dell'azienda, al tuo business model eccetera eccetera, pensa a delle campagne specifiche con posizionamento
aggiornamento Reel con contenuti nativi per i Reel. E ovviamente, naturalmente, ti richiederà un po' più di tempo, perché materiale creativo per diversi posizionamenti, diversi concept di design, ovviamente serve un effort maggiore a livello di produzione dei contenuti, ma sicuramente ti garantisco che ripaga tantissimo. Ovviamente non ti sto dicendo che devi completamente concentrarti sui Reel, ma devi fare sempre le stesse cose che fai, ma ovviamente focalizzarti anche di più sulla produzione dei contenuti specifici per Reel, che poi potenzialmente potresti riutilizzare anche su altre piattaforme come TikTok. Se guardi un po' indietro rispetto anche all'anno scorso, le abitudini e i comportamenti degli utenti sulle piattaforme sono estremamente cambiate. È cambiato completamente il concetto di come consumiamo i contenuti su Instagram in questo caso, perché da tutte le persone che si concentravano sul feed, ora il focus principale è su contenuti con posizionamenti verticali, le storie e i Reel. Quindi iniziamo a pensare a creare le creative in formato verticale in maniera nativa per le storie e per i Reel. Ok, il prossimo cambiamento è un po' complicato da spiegare e può essere sicuramente oggetto di parecchie discussioni. È l'ulteriore semplificazione degli nostri account pubblicitari. Abbiamo scoperto ovviamente che il funnel quanto più semplice possibile è, più ottiene risultati. La semplificazione nel 2024 è obbligatoria e spesso si traduce in risultati molto migliori. E questa è una tendenza che ovviamente nel corso degli anni si è sviluppata sempre di più dall'avvenire nel 2020, se non sbaglio, con il Power 5 di cui ho parlato. Ma ad oggi questa semplificazione ha raggiunto livelli straordinari. Ovviamente questo dato anche dal fatto che ci sono problemi relativi al tracciamento e tutto quello di cui abbiamo parlato adesso. E ovviamente anche semplificando gli step del funnel e riducendo un po' quel tasso di abbandono, perché avere 5 step all'interno del funnel equivale a una certa percentuale di drop rate. Riducendo uno step ovviamente si ha una minore frizione per l'utente per completare il funnel e quindi di conseguenza si traduce in risultati migliori. Questo è dovuto a tutto quello che abbiamo visto, quindi ai problemi di tracciamento, all'attenzione dell'utente che sta diminuendo sempre di più, il come consumano i contenuti online, hanno una soglia dell'attenzione bassissima, sviluppano un effort bassissimo per completare una conversione. Quindi ti assicuro, semplifica il funnel, perché per nostri clienti, soprattutto lato e-commerce, adesso stravolgiamo tutti i concetti di marketing. Ovviamente tu dovrai avere il tuo marketing fatto come si deve, la tua comunicazione per step del funnel, quindi comunicazione per persone che non conoscono il brand, per persone intermedie nel funnel e persone comunque nel bottom of the funnel. Ma molto spesso ci siamo accorti che semplificare tutto questo processo di creazione delle campagne in un'unica campagna, quindi avere una sola campagna con diversi annunci, in automatico Facebook gestirà la delivery come meglio crede. Quindi all'interno di una campagna molto spesso ci capita di aver testato delle campagne suddivise per il funnel, quindi con le esclusioni di pubblico come si fa di solito, pubblico freddo, mid of the funnel, bottom of the funnel, ma molto spesso queste tre campagne le abbiamo raggruppate in una, ottenendo dei risultati molto più interessanti, perché Facebook appunto riduce gli step del funnel. Tu gli consegni una creatività adatta per un pubblico freddo, adatta per un pubblico intermedio, adatta per un pubblico bottom of the funnel, e lui in automatico riesce a gestire e a capire quali sono gli utenti adatti per quella specifica creatività. Quindi con questo non voglio dire butta tutto quello che hai imparato, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, ma ti assicuro, testa questo tipo di strategia. Ovviamente dipende tantissimo anche dai modelli di business, qual è la customer journey dell'utente, se è lunga o corta, se è un acquisto di impulso. Ovviamente dovrai spendere molto meno per acquisire l'utente bottom of the funnel, ma ti concentrerai solo sull'acquisire i clienti. Quindi sono parole forti, lo so, però ti assicuro, la semplificazione al giorno d'oggi è fondamentale. Prova e poi mi dirai. Quindi, ricapitolando, dove è possibile utilizza la semplificazione, riduci il tuo funnel di vendita e di comunicazione e vedrai probabilmente risultati migliori. Ora, un'altra cosa è relativa alla concorrenza degli inserzionisti. Indubbiamente ad oggi ci sono molti più inserzionisti rispetto a quelli che c'erano 5 anni fa, e stiamo scoprendo che il brand diventa sempre più importante. E quando si parla di brand e di come questo può impattare sulle tue campagne pubblicitarie, ci sono sostanzialmente due opzioni. Puoi sfruttare il brand di altre persone e associarlo ovviamente al tuo, il caso degli influencer, oppure puoi usare le piattaforme per costruirlo da zero. Per la maggior parte delle aziende consiglierei di farle entrambi, ovviamente. Perché entrambi? Spiego esattamente.
cliente il perché funziona. Come puoi sfruttare altri brand a beneficio del tuo, per esempio? Il modo più semplice, come vi ho detto, è assumere un influencer. Ciò che abbiamo trovato più efficace, ovviamente, è assumere un influencer per produrre, ovviamente, il tuo materiale creativo, sia che si tratti di immagine o di video. Perché gli influencer, ovviamente, sono molto bravi a creare i contenuti di solito, perché sanno quali sono le logiche che stanno dietro al contenuto organico, altrimenti non sarebbero influencer. Ovviamente dovrei pagare di più per questo, per avere un contenuto generato dall'influencer, una classica UGC, e se non sai di cosa sto parlando, ho fatto il video, te lo lascio, e così capisci l'importanza delle UGC nel panorama dell'advertising. E in questo caso non è un semplice shout out, quindi pago l'influencer che posta sul suo profilo la mia immagine del mio prodotto, è includere effettivamente l'influencer nella tua campagna pubblicitaria, e fungeranno effettivamente da scroll stopper loro stessi, perché vedono qualcuno che ovviamente riconoscono sul feed, molto rilevante per la tua industria, e ovviamente sono molto più propensi a prestare la loro attenzione perché riconoscono un volto a loro familiare. Ovviamente per far questo potresti anche integrare i dati che arrivano dal profilo Instagram degli influencer, perché sorridere, perché ovviamente è molto difficile avere l'accesso o si paga davvero tanto. In ogni caso, per certe situazioni potrebbe essere l'ideale, perché vai a sfruttare tutti i dati che genera l'influencer e fare retargeting sulla community di quell'influencer con la sua faccia e il suo video. Questo è qualcosa che abbiamo fatto con alcuni marchi e vi assicuro che funziona dannatamente bene. La persona, come vi dicevo, probabilmente sarà molto molto costosa e ovviamente in una fase iniziale non è l'opzione migliore, ma ti devi assicurare in primo luogo, prima di pagarla, che rispecchia un po' i tuoi valori e che parli di una nicchia specifica del prodotto che vendi. Quando si tratta di costruire un brand per aiutarti a distinguerti dalla concorrenza, il modo assolutamente migliore per farlo in questo momento è farlo con, ovviamente, annunci Facebook e Instagram, e usare quella che chiamo un po' la strategia onnipresente, che non si applica soltanto alle attività local, ma genera fiducia nel brand fornendogli valore, testimonianze, dimostrazione e call to action. E in questo video ti mostra esattamente come fare per impostare i vari asset e annunci, e ti assicuro che è un gioco da ragazzi una volta raccolto tutti questi contenuti, e ti assicuro che per generare fiducia nel brand questa è la struttura che vuoi utilizzare. Quindi ti consiglio di dare un occhio a questo video. Se ti è piaciuto questo tipo di contenuto, iscriviti al canale, metti mi piace, condividilo con tutti i tuoi amici, e noi sicuramente ci vediamo presto con altri super contenuti. Ciao!